ritornate al Festival Opera Prima dopo molti anni. In qualche modo il festival vi ha anche portato fortuna, spero. E tornate con un lavoro su Tesla che su cui già lavoravate l'ultima volta che siete stati qui. Ecco, com'è questo lavoro su Tesla che presentate oggi? Beh, diciamo che il lavoro certamente trae ispirazione da Nikola Tesla, nel senso che all'interno della struttura scenica sono presenti due sue macchine straordinarie, ma quello che a noi importa è piuttosto una ricerca tra il movimento, quindi la possibile coreografia di una figura che noi individuiamo in una sorta di mistura tra quello che è il corpo fisico e il suo avatar, diciamo il suo simulacro, quindi una figura evanescente che può promanare da un corpo per andarsene ogni dove. Le macchine di Tesla in fin di conti non sono altro che portatori di taumatos, di meraviglia, sono macchine straordinarie che generano non solo fulmini, generano una condizione che è quella che a noi non appare mai dalla nostra osservazione del mondo reale, qualcosa che appartiene a uno sconosciuto, che forse è l'elemento fondamentale del teatro, della danza, delle arti performative, cioè l'andare a fondo per scoprire qualcosa che non è visibile, non lo dico io certamente per primo, e portare questo invisibile forse alla percezione dello spettatore. Quindi non è, diciamo, un lavoro dedicato a Nikola Tesla, è un lavoro dedicato al corpo, è un lavoro dedicato al rapporto possibile tra il corpo e, diciamo, la macchina, però in un'accezione, quella, adesso senza fare riferimenti alla filosofia antica però aristotelica della techne, dove la techne in qualche modo è un trapasso tra l'uomo e la natura, non è un elemento che si frappone o in qualche modo organizza delle sovrastrutture tra l'uomo e la natura, partecipa con l'uomo della natura. E noi abbiamo sempre creduto che la macchina in sé, senza andare a tradizioni che riportano la macchina a una condizione quasi di organismo vivente, però sentiamo fermamente che la macchina in sé ha i principi fondanti di quello che è la nostra vita in fin di conti. C'è una nascita, un procedere e c'è una morte anche. Quindi, diciamo, è un lavoro dedicato comunque essenzialmente all'uomo e al corpo. La macchina è anche lei un'osservatrice, come gli spettatori. Sono partita proprio con l'idea di voler parlare ai ragazzi, di creare uno spettacolo che potesse dialogare con loro, e per questo è nato questo progetto che ha messo insieme una squadra molto particolare. In scena c'è una ragazzina di 13 anni e una ragazza siriana di 30 che è arrivata in Italia 3 anni fa, e lo spettacolo è proprio una messa in scena delle loro biografie, delle loro giovani biografie, ed è un'elaborazione del dolore che loro hanno attraversato in modo diverso, e arrivano a dialogare sul palco e a parlare proprio di questo dolore diverso che hanno attraversato. Giorgia, come ragazzina italiana che vive una guerra familiare, e Edma, che ha lasciato la Siria, e quindi un paese dove è in corso attualmente una guerra da 10 anni. Si potrebbe dire teatro documentario, in qualche modo anche per l'uso dei video che sono molto importanti nel lavoro. Sì, utilizziamo molto le nuove tecnologie anche per arrivare in modo più diretto a parlare con le nuove generazioni, e anche per aprire, andare un po' oltre quello che succede sul palcoscenico, quindi è proprio uno squarcio su altri mondi che magari l'utilizzo del video, che magari sembrano lontani ma in realtà ci sono molto vicini. Teatro documentario anche perché si parte da fonti autentiche, da storie vere, e quindi sul palco quello che accade è tutto vero, e quello che vediamo, la narrazione dal vivo e le proiezioni, l'utilizzo di una telecamera dal vivo, accade tutto in quel momento ed è tutto reale. Diciamo che, ti dico subito, non è che abbiamo pensato proprio all'infanzia, nel senso che scenario è stata l'occasione per darci, diciamo, il coraggio di fare questo lavoro. Perché lo spettacolo ha vinto il premio Scenario Infanzia. Sì, ha vinto Scenario Infanzia, che comunque è un premio che va dai 3 ai 18 anni, quindi noi anche quando abbiamo fatto Scenario ci siamo rivolti a una fascia d'età 14, 12, 18 anni. E poi però, sviluppando il lavoro, ci siamo resi conto che è un lavoro
che parla ai ragazzi, ma parla forse anche di più agli adulti, quindi riesce a parlare comunque ai padri, ma anche ai figli. E nasce dal bisogno di parlare di un tema che ci appartiene personalmente, con un'esperienza autobiografica che poi abbiamo comunque trasformato in chiave comunque scenica, però senza perdere, diciamo, la cosa che ci interessava di più nel lavoro teatrale, che era quella di abolire la rappresentazione. Cioè vogliamo cercare di siamo stati sempre nella verità di quello che era successo, con tutto magari il dolore, il disagio delle differenze che c'erano fra me e Nicolò, però comunque siamo stati in questa verità, in questa non rappresentazione, perché non essendo attori non volevamo fingere di saper fare gli attori, siamo semplicemente noi che condividiamo un racconto con gli spettatori, un racconto che però è spezzato, perché la drammaturgia non è un flusso continuo ma è composta da 12 pezzi di puzzle, 12 moduli, quindi 12 scene che ogni volta hanno un ordine differente, perché sono gli spettatori a scrivere su questi pezzi di puzzle, noi mischiamo questi pezzi, li capovolgiamo e li peschiamo casualmente, quindi le scene non hanno mai lo stesso ordine. Questo ci cambia sia la percezione dello spettatore che proprio noi, quando magari dopo una scena dobbiamo farne un'altra, che tipo di scena è, che emozione ci genera. Questo ci fa sempre avere un atteggiamento vivo quando siamo in scena. Allora sì, questo spettacolo si chiama Vita, Amore, Morte e Rivoluzione ed è uno spettacolo che è una sorta di ritorno al sud. Io sono pugliese e ho avuto, diciamo, una domanda che mi ha tormentato per diversi anni, che mi ha fatto mio papà prima di morire per un tumore ai polmoni. Vedi, anche se scappi, prima o poi Taranto ti ricorda da dove arrivi. E quindi in realtà è un po' un ritorno verso una città che è quella di Taranto, che è sempre stata la città di mio padre, la città un po' dell'infanzia, no? Che però si è svelata ai miei occhi molto diversa da quella che conoscevo, quindi è stato affrontare in qualche modo le problematiche di una città dove la maggior parte dei problemi rimangono a livello territoriale, mentre il tentativo di questo spettacolo è portarle su un panorama, diciamo, nazionale. Diciamo, il lavoro che faccio è quello di partire dai materiali d'archivio personale, sia documenti che filmini di famiglia. È successo che appunto mi sono ritrovata a svuotare la casa di mia nonna e a recuperare vecchio materiale di famiglia e ad accorgermi che la mia storia in realtà non era diversa dalle storie che vivono a Taranto. E quindi diciamo, nel mio percorso artistico ho incontrato il documentario, il cinema documentario, e infatti questo spettacolo è un mix tra il cinema del reale e il teatro di narrazione in qualche modo. Quindi il tentativo che ho fatto è quello non solo di parlare della mia storia personale, ma di aprirmi alla città di Taranto, aprirmi a chi abita, a chi la vive tutti i giorni, attraverso dei laboratori di video partecipativo, attraverso la conoscenza, cioè, mi sono fatta guidare da chi abita Taranto per conoscerla in qualche modo. Quindi è necessariamente il discorso personale sfocia in un discorso collettivo, anche perché quello è il tentativo, insomma, non di parlare di me, ma di utilizzare me e la mia storia come una chiave d'accesso verso delle tematiche che appunto non riguardano solo una questione regionale, ma è una questione nazionale e europea, perché cioè, l'ILVA appunto rappresenta sui banchi europei, ha un peso, ha un valore, e quindi è una storia che ci riguarda tutti. Va bene, grazie.